Telespettatori, benvenuti all'edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015, stralciato nel corso del dibattito l'esame di alcuni emendamenti normativi che si è deciso di inviare all'esame della Commissione attraverso una corsia preferenziale per la loro successiva approvazione in aula nelle sedute del mese di luglio e del mese di agosto. Bocciato un emendamento a firma di Carlo Guccione che prevedeva lo stanziamento di 500.000 euro per la prosecuzione del programma Stage per i giovani laureati calabresi utilizzati in progetti formativi all'interno di imprese ed enti locali. Questa mattina, conferenza stampa nella sede provinciale del PD in via Panella a Crotone sui problemi della sanità nella provincia. Presenti il parlamentare Nicodemo Oliverio, il consigliere regionale Ciccio Sulla ed il sindaco di Crotone Peppino Pallone. Conferenza stampa del Partito Democratico per trattare i temi della sanità. Si è parlato delle difficoltà che hanno gli abitanti della provincia di Crotone ad avere risposte sanitarie di qualità. Da questo si è partito e poi ovviamente si è discusso di questa polemica che è scoppiata dal momento in cui l'onorevole Nicodemo Oliverio del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione chiedendo alcuni chiarimenti su una determina, la determina numero 35 dell'azienda sanitaria provinciale che riguarda spettanze che avanzano la Calabro Dental del gruppo Marrelli. Allora, Sulla, partiamo dalle prime considerazioni che ha fatto. Propaganda e transumanza ha parlato lei. Propaganda, parlato di scrivanie che si spostano da una stanza all'altra e si taglia il nastro. Sì, ho parlato di una situazione davvero paradossale. Nel mentre la sanità crotonese viene tutti i giorni penalizzata, gli vengono tagliati 100 posti letto, mentre i reparti sono sovraffollati, vengono tagliati i servizi, vengono ridimensionati i servizi. Praticamente si invece risponde a questo taglio effettivo con una pubblicità, una propaganda che fa senso anche, nel senso che praticamente un ufficio che magari si trova in un palazzo viene spostato in un altro palazzo, portano gli stessi mobili, no? E però ci mettono un nastro, chiamano il direttore generale nostro, chiama la parte politica sua come se la sanità fosse solo del centrodestra e inaugurano praticamente niente, cioè tagliano il nastro per inaugurare gli stessi reparti o lo stesso mobile ufficio. o stesso ufficio già esistente in altra parte. Oppure addirittura prima che si possa mettere in azione, in attività, un nuovo servizio, quando mancano ancora o gli infermieri o i mobili, eccetera, inaugurano giusto per dare alla gente un qualche messaggio propagandistico, come se tutto così andasse bene. E invece la verità vera è che l'ospedale si trova nella drammaticità in cui si trova e sul territorio abbiamo invece tagli continui. Tra l'altro, sottolineo che è stata ripresa la vecchia idea del centro-sinistra delle case della salute che Scopellite aveva sconfessato, invece si rende conto che sbagliava a sconfessare e lo fa suo, e però lo fa suo senza la casa senza appunto la casa Ciro Marina. di Ciro Marina. Io ho parlato anche col sindaco di Ciro per capire cosa volesse fare. La vicepresidente aveva detto, aveva assicurato che si trattava solo di un disguido progettuale, eccetera, ma che sarebbe stata recuperata. Fatto sta che ancora quella casa della salute non è messa nel piano e quindi Crotone subisce ulteriori danni e magari si portano come vittorie perché otteniamo quella già assegnata di Mesoraca. Ce ne avevamo due, ne avremo una e gridano alla vittoria per averne avuto una, non per averne Ce l'avevamo già, insomma, quella cosa l'avevamo, ne avevamo due, l'hanno ridotto del 50%. E invece abbiamo vinto perché abbiamo preso il 50%. Abbiamo vinto perché abbiamo ottenuto il È 50%, così. abbiamo capito. Poi lei lancia l'allarme sull'elisoccorso. Là c'è un problema davvero serio. Io sono convinto che Crotone è fra tutte le realtà quella che in questo momento appare la più debole dal punto di vista della rappresentanza.
e nonostante si dica che il suo Pellitti vuole bene a Crotone, è stato redatto un piano per l'emergenza che prevede 3 basi per il 118. Noi ci eravamo battuti fortemente ed eravamo riusciti a ottenere, abbiamo fatto realizzare a Ciron Marina il presidio del 118 che tante risposte positive sta dando a questo territorio e a tutta la fascia ionica del nord e del nord Calabria. Adesso il piano ne prevede 3. Io faccio una domanda: quale taglieranno? Ciron Marina. Secondo me, visto come siamo messi, secondo me saremo di nuovo penalizzati anche su questo. E vabbè, l'importante è che si tagli, vediamo dove arriveremo. E intanto poi non viene l'emodinamica, non viene la camera iperbarica, non vengono tante altre cose che avevamo lasciate come centro-sinistra. L'esternalizzazione è poi davvero un fatto che dal comico va al tragico. Lì si è fatto in modo che questi lavoratori venissero assegnati a un'impresa privata. Quindi si scaricassero totalmente questi lavoratori che da tanti anni operavano nell'ospedale di Crotone e guarda caso nel passaggio dal rapporto anomalo che avevano con l'ASP vengono adesso assegnati a un'impresa che non rinnova tutti i contratti ma ne boccia uno, licenzia un lavoratore che guarda caso è della CGIL, non solo, ma è uno dei più discoli, e quei discoli pagano sempre. Io sono un discolo e pago sempre, perché praticamente era uno di quelli che si è sempre di più battuto per difendere gli interessi di questi 190 lavoratori e probabilmente era indigesto alla direzione dell'ASP. Andiamo nella questione che interessa un po' tutti quanti, però questa è una situazione davvero drammatica. Io penso che non è vero quello che dice il nostro, che non può intervenire su una ditta privata eccetera. Io credo che siccome lavora e presta servizio presso l'ASP può sicuramente dire alla ASP, alla ditta privata, che questo lavoratore è sempre stato corretto nel volgere il proprio lavoro per tanti anni nell'ospedale e non si capisce come mai debba essere stato, perché c'è una famiglia dietro al di là della simpatia o non simpatia. E quando si licenzia un rappresentante sindacale è un fatto sempre grave a qualunque sigla sindacale appartenga. Io credo che anche CISL, UIL e le altre sigle si dovrebbero battere per questo riconoscimento dei diritti. Andiamo alla questione che mo interessa a tutti quanti, questa polemica. Lei ha fatto riferimento mi è simpatico, lo sa, non lei, mi è simpatico al Marrelli, il dottor Marrelli, perché non poteva presentarsi con la bandana? Che fastidio le ha dato quella bandana? No, cioè, uno che organizza una conferenza stampa, che sa l'ora nella quale stiamo la conferenza stampa, santo Dio, esce dalla camera operatoria per fare la conferenza stampa. E quello lavora, non è come sì, lei. Ho capito, noi non lavoriamo, no? Quindi, però, insomma, io ho visto un po' di folklore come per mandare il messaggio, perché ormai è tutto studiato sul piano della comunicazione, dire noi siamo gli imprenditori che lavoriamo, che operiamo, e poi questo dispiegamento di dipendenti che dice ma hanno voluto partecipare e quindi noi non potevamo dirgli di no, che gli abbia dato, non so, era in assemblea sindacale. No, era una conferenza stampa, ma su questo la pregherei di soprassedere perché c'è stato già un chiarimento ma io facevo riferimento al modo come lui si è presentato, non ai dipendenti, come lui si è presentato. Dico vabbè, insomma, io non so come mi dovevo vestire oggi per con la bandana. Solo una cosa, diciamo così, di colore, niente di polemica. Allora, invece la questione che state ponendo è seria, nel senso che loro vi accusano chiaramente che volete fare perdere i posti di lavoro. I lavoratori erano lì perché erano preoccupati che il vostro attacco potesse portare a una perdita di posti di lavoro. Ma il PD ha davvero questo obiettivo? Guardi, io non so se... L'ho ritenuto talmente offensiva l'affermazione fatta dal gruppo Marrelli, veramente mi aspettavo che non rispondessero, che non anch'io avrei potuto fare ulteriori uscite su quelle affermazioni che sono state fatte, me le sono risparmiate. Ma è davvero grave pensare, tra l'altro non di Nicodemo, di cui conosco la lealtà e anche l'oculatezza nell'affrontare alcuni problemi, ma sicuramente per quanto riguarda me, la mia storia, pensare che possa mettere in difficoltà un imprenditore o dei lavoratori, chi lo pensa è fuori di sé, vuol dire che non è in grazia di Dio, perché è davvero assurdo pensare che una persona con la mia storia
possa lavorare per. Dopodiché ho aggiunto oggi che se il gruppo Marrelli andasse a guardare bene le carte e avesse un po' di memoria storica e ricordasse bene il suo passato e ricordasse bene la storia di questo territorio e anche delle proprie aziende, si renderebbe conto che un'affermazione di quel genere è fuori storia, è fuori proprio da ogni grazia di Dio, come dicevo prima, cioè è assurda, perché il centro-sinistra è stato vicino a quel gruppo e se vanno a vedere i decreti che sono stati firmati si renderanno conto, forse non se lo sono dimenticati, perché... Ma siglo facciale faceva riferimento, i sei posti li avete dati voi al centro-sinistra. Ma tante cose in tanti settori, c'è il problema che noi siamo stati sempre vicino agli imprenditori che sono andati da fare e lo saremo sempre, e non ho mai posto un problema né di professionalità né di capacità del gruppo, non l'ho mai posto e non lo porrò mai. Ma che problema state ponendo? Il problema che poniamo noi è politico, e i lavoratori del gruppo stiano tranquilli, anzi vanno a guardare la storia, invece di votare la vicepresidente dovrebbero votare il centro-sinistra, se dovessimo essere davvero chiari. Poi andiamola questa. Siccome c'è un po' di immigrazione da blocchi di politici, poi su questi imprenditori che a seconda di chi vince si spostano, che è nata schifezzeria del territorio di Crotone, però al di là di questo, io la cosa che voglio sottolineare, noi stiamo ponendo un problema politico. Il gruppo Marrelli, se vedesse nascere su Crotone una impresa che utilizza metodi che potrebbero non essere quelli più diciamo giusti, quelli più liceali, no? Quelli più trasparenti, e vedessi che altri imprenditori si muovono con modi non giusti, non corretti nei confronti, espongono in concorrenza con il gruppo Marrelli, che farebbe il gruppo Marrelli? No, sarebbe zitto, dice no, ma come, l'altro gruppo crea dei dipendenti, se lo porrebbe questo problema che l'altro gruppo crea dei dipendenti pure quella? No, direbbe no, caro gruppo, tu creerai degli altri dipendenti, ma stai creando un danno a me. Cioè, e tu, lei dice... Io dico questo, noi stiamo soltanto verificando se l'azione della vicepresidente ha riflessi sul gruppo, l'azione politica nella giunta istituzionale. Cioè se il suo ruolo, se si sta avvalendo del suo ruolo per avere dei riconoscimenti o delle agevolazioni che potrebbero poi non solo discriminare gli altri gruppi e gli altri lavoratori e gli altri imprenditori, ma addirittura avere anche una ricaduta politica. Perché ha questi dubbi? Ho questi dubbi perché lo spiegamento di quei lavoratori lì a me preoccupa sul piano politico. Lei sa che noi, come la politica, che fa? È come se fosse un imprenditore, io sono un imprenditore del mio partito. Mentre Marrelli pensa all'utile, giustamente, perché l'imprenditore fa utile, deve fare utile, il nostro utile si chiama consenso, noi dobbiamo conquistare il consenso dei cittadini per avere la forza di portare avanti le nostre idee. Se il gruppo Marrelli, faccio un esempio, riesce a rafforzarsi in modo non lecito e questa cosa qui porta ad avere dipendenti e lavoratori che sono come quelli di quel giorno lì che applaudivano, condizionati, anche sul piano politico questo è un riflesso. Che vuole? Che la politica non stia attenta, che la politica non guarda come vengono utilizzati i propri ruoli, perché se Marrelli cresce senza avere aiuti di nessuno, noi gli facciamo applauso. Se tutta la politica l'aiuta, se pure Sulla lo aiuta. Sulla è disponibile. Sulla è stato sempre disponibile, l'ho ripetuto, e lo sanno bene. E la vicepresidente lo sa ancora di più per i ruoli che ha svolto. Lo sa ancora di più della mia disponibilità. La mia domanda è, secondo lei la vicepresidente ha utilizzato il ruolo per avvantaggiare, perché questo fa intendere? No, io sto per avvantaggiare il gruppo Marrelli. No, ma noi come politica stiamo indagando su questo. Quando ci dicono siamo ignoranti, probabilmente siamo ignoranti. Quindi, io interrogo. Avete il dubbio, ma volete la... Cioè, se io vedo che vengono dati due posti letto al gruppo Marrelli nel momento in cui si tagliano i posti letto in Calabria e a Crotone, si tagliano 100 posti letto all'ospedale, dice ma sono stati dati perché erano riconosciuti da criteri di appropriatezza, si chiamano. Sì, però l'Agenas no. Non, l'Agenas ha fatto la ricognizione, poi la scelta la fa la politica. La fa la regione insieme e l'approva il governo, poi naturalmente il piano perché è commissariato, no? Però l'Agenas fa lo studio, dice secondo me ci vorrebbero tanti posti a Crotone. E quindi bisognerebbe capire se l'Agenas ha detto che ci bisogna solo di quei due posti in no, più. No, non ho detto questo, perché come risulta dai decreti, sono cose pubblicate, non sono segreti. Là dice, per esempio, le faccio un esempio, se va a vedere nefrologia, per la parte di dialisi per esempio, no, c'erano
10 posti esistenti, 13 dallo studio dell'Agenas per l'appropriatezza, 13. Quindi, l'Agenas indica anche i posti di nefrologia. Tutti, ha fatto, non è che l'ha fatto solo per la Stasi il piano, no. Lo studio fa per tutta la Calabria e dice per Crotone 10 posti esistenti, 13 sarebbero quelli giusti, appropriati, quelli che servirebbero. Si è spiegato benissimo. E che fanno? Sa cosa fanno? Non li lasciano manca 10, azzerano, tutte 10, non solo non si danno i 3 in più, ma si cancellano i 10 esistenti. Allora, se invece si dice al gruppo Marrelli 6 posti hai, la proprietà dice 8 e io te li do, la proprietà dice 8, ma la stessa proprietà valeva anche per altri. Allora la domanda che mi pongo io, c'è un riconoscimento di favore nei confronti del gruppo Marrelli? Può darsi di no. Però io da politico me lo devo porre questo problema, perché è giusto che ci sia un codice di comportamento uguale per tutta la sanità pubblica, privata. Lo chiariamo per i telespettatori, lei se lo pone perché... Se il posto lo dico Oliverio, no, me lo perché, pongo io. Perché se i posti vengono concessi in più alla società Marrelli, vengono tolti da un'altra parte, perché... Il numero dei posti è, non si può andare oltre un certo numero, ho capito bene? No, nel caso specifico no, perché la cosa viene fatta nella regione, questo ragionamento che fa lei. No, non è un problema se gli si danno, perché il problema è che tutti gli imprenditori, ma sia pubblici che privati, abbiano la possibilità essere trattati allo stesso modo. E per quanto riguarda i posti, che la provvidenza venga riconosciuta per tutto, cioè se per la dialisi, ci siamo battuti tanti per questa questione della dialisi, no, è un esempio che sto facendo, no? Vengono tagliati 10 posti che esistono e se ne danno 2 di più a una clinica che guarda caso appartiene al gruppo della famiglia della vicepresidente della giunta regionale, è chiaro che io la domanda me la devo porre, perché si tagliano i 10 posti in quella struttura o in altre strutture e si danno guarda caso solo a quella? Poi può darsi che è un mio sospetto che è infondato, però intanto da politico me lo devo porre, è chiaro? E questo per i 2 posti. Per tutta la polemica, io vorrei che non si andasse più oltre il pagamento, ma perché più senza contratto. Guarda, c'è una frase assolutamente indelicata che non si dovrebbe dire in televisione, perché insomma non è di buon gusto, diciamo, però certe volte più la smuovi e più manda cattivi odori, è chiaro? Cioè si stia tranquilli, perché l'osservazione che ho fatto non è campata in aria. A me nessuno mi convincerà, neppure il commissario per la verità, neppure i vice commissari, che si possano riconoscere prestazioni non contrattualizzate. Non si può fare, perché io non posso dire hai fatto questo lavoro e te lo pagherò dopo che ti faccio il contratto. Quindi hai già presupposto che gli farai il contratto e che quelle prestazioni che sono state fatte prima del contratto te le riconosco. E questo non lo può fare nessuna struttura, secondo me. Poi se non è così si vedrà. Lei ha detto una cosa importante nel corso di questa conferenza stampa. Pubblico e privato devono coesistere. Cioè nel senso che pubblico e privato possono coesistere facendosi la concorrenza in maniera sana e non deve essere avvantaggiato il privato o il pubblico. Questa è una concezione, diciamo, che viene dal mondo cattolico, ma anche si incrocia benissimo nella concezione solidaristica anche dei compagni che vengono dall'esperienza operaista. Qual è il problema? Intanto la sanità pubblica deve funzionare. Facendo funzionare la sanità pubblica è chiaro che anche il privato deve collaborare ed assumere ruoli importanti per il bene comune e quindi per la salute dei cittadini. Guai però a penalizzare la struttura pubblica per favorire quella privata, perché non funziona né quella pubblica e né quella privata, non si crea la concorrenza. Noi vogliamo sicuramente lottare a favore dei livelli occupazionali di tutte le cliniche e anche di quelli che lavorano all'ospedale e quelli che lavorano nella sanità pubblica, però dobbiamo sempre guardare all'interesse generale. Io l'altro giorno ho parlato con alcuni di Cilomarina. In quel distretto ci sono persone che devono attendere ad 80 anni 8 mesi per fare una visita cardiologica. Non c'è più la radiologia. Non è solo a Cilomarina questa cosa, è in tutta la provincia di Crotone. È in tutta la provincia di Crotone, però
quel settore lì, quel territorio lì, una volta aveva tempi inferiori a Crotone. Quindi c'è stato un degrado totale, e quando si spende sempre di meno per la sanità c'è un problema. Noi non possiamo favorire soltanto coloro i quali hanno ricchezze, coloro i quali hanno di più. Noi dobbiamo fare un servizio eccellente per coloro i quali hanno di meno, perché sono costretti per forza a utilizzare la sanità della regione e della provincia di Crotone. Non è tollerabile che viene spolpato continuamente l'ospedale di Crotone per non sapere cosa succederà dopo, oppure non è tollerabile, e qui credo che sia necessaria un'assunzione di responsabilità di tutti i politici di questo territorio, a prescindere dalle appartenenze politiche. E lo dico oggi, in una fase in cui a Roma c'è un governo, diciamo, di larghe intese. Dobbiamo prendere posizione per chiedere alla regione come mai si parla di 4 nuovi ospedali e si lascia Crotone con il suo cappottino che gli ha fatto il professor Nostro. Questo non è tollerabile, non è giusto. Credo che questo deve essere un obiettivo di tutta la politica. Con il cappottino, perché qui freddo non ne fa tanto. Non quindi, serverebbe. E quindi, non serverebbe manco il cappottino. Basterebbe una giacca. Una giacca basterebbe. Però basterebbe una giacca dove dentro ci sia una persona, un uomo, un cuore. Un cuore per la sanità calabrese e crotonese in particolare. Ma perché cosa ha contro Marrelli? Vuole far licenziare i suoi dipendenti? Giammai. Io difendo tutti i dipendenti e anche le aziende di questo territorio che creano lavoro. Però una domanda noi dobbiamo farcela, specialmente oggi che si avvia a conclusione anche l'esperienza di Berlusconi. Credo che l'obiettivo principale è difendere sicuramente i lavoratori, quelli dell'azienda Marrelli, come quelli anche dell'Oliveti, che ha licenziato 22 persone, come quelli anche che ha messo in integrazione purtroppo Sant'Anna. Dobbiamo difendere tutti i lavoratori e dobbiamo difendere anche le aziende, perché le aziende creano lavoro, occupazione e sviluppo. Però non possiamo fare di tutte le erbe un fascio, insomma, c'è chi può far di più e lo fa, chi ha di meno e ha di meno. Noi dobbiamo difendere la sanità. Lei dice non ci può essere, figli e figliastri. Figli e figliastri non possono essere. Non possono essere, sono tutti lavoratori, sono tutte persone che devono far mangiare la famiglia e i propri figli, e quindi la nostra battaglia deve essere culturale, deve essere una battaglia a favore di tutti e deve essere una battaglia che sia solo a favore e non contro nessuno. Nessuno di noi vuole fare una battaglia contro, solo una battaglia a favore della sanità. Nel suo intervento, nella conferenza stampa, ha affermato alcune questioni, quale per esempio il piano aziendale per la seconda volta è stato bocciato. Ma è ufficiale questa cosa? Ma intanto non è stato approvato. Noi abbiamo notizie che non è stata approvata ed è stato bocciato. L'approvazione certamente non c'è stata, quindi siamo privi di un atto aziendale che governa l'ASP di Crotone e l'ospedale in particolare. Nonostante questo, si succedono quotidianamente organizzazioni all'interno dell'ospedale, movimenti di personale, cioè tutta quella che è la normalissima attività che può accadere all'interno dell'ospedale stesso. E quindi, diciamo, se ci fosse stato un atto aziendale approvato, condiviso o non condiviso, ma comunque approvato, era la normalità. Normalità era che l'atto governava la sanità della provincia. In assenza di quell'atto abbiamo molti dubbi, e alcuni comportamenti confermano i dubbi che abbiamo, che a governare la sanità della provincia di Crotone, crotonese, non avvenga attraverso ragionamenti che avvengono all'interno della provincia, ma avviene molto spesso all'interno di una parte della politica, neanche locale ma regionale, e naturalmente questo non garantisce assolutamente che quelle che sono le esigenze di un territorio siano tenute nella debita considerazione in una materia quale è quella di sanità, che non può appartenere certamente a una parte politica ma deve appartenere a tutti. Perché dico questo? Le faccio l'esempio più sciocco, che lei e Elena è testimone insieme al resto dell'informazione. Non esiste una conferenza stampa fatta dal direttore generale, sia per fare annunci, perché poi di questo si tratta, o di dare spiegazioni sulla sanità, dove abbiano partecipato rappresentanti istituzionali di questo territorio.
al contrario hanno partecipato rappresentanti regionali di centrodestra, naturalmente affiancando le posizioni del direttore generale. E quindi questo conferma l'impressione che abbiamo, che il governo della sanità di questo territorio avviene non sul territorio stesso, ma al di fuori di questo territorio, e credo Reggio Calabria, e attraverso Reggio Calabria poi il feudatario nostro conferma le decisioni che vengono assunte altrove. Allora, parlava anche di sanità privata, ha parlato dei 150 cassi integrati, proprio lo ha annunciato, per noi è una novità, la riproposizione di 150 cassi integrati presso la clinica più prestigiosa che abbiamo nella provincia di Crotone, che è la Sant'Anna. Sant'Anna non regge più da quando hanno tagliato i budget, e quindi la cosa da fare, l'unica cosa che le resta da fare è quella di porre in cassa integrazione i propri dipendenti, che la cassa integrazione una volta si diceva che è l'anticamera del licenziamento. Sì, è un dato, insomma, noi abbiamo parlato del Sant'Anna negli ultimi 10 anni, 15 anni, come una delle poche strutture di prestigio che sono all'interno della regione Calabria, e facevamo vanto di avere una delle strutture di prestigio della sanità calabrese a Crotone. E questo è un dato che ancora oggi è confermato, basta vedere le degenze del Sant'Anna, una grossissima percentuale vengono da fuori regione, poi vengono soprattutto da fuori provincia e naturalmente anche chi ha necessità all'interno della provincia. Per dire che è una delle poche eccezioni dove l'emigrazione è al contrario, mentre i calabresi siamo costretti ad andare al nord. Portano soldi dagli altri posti, e quindi, allora, e perché allora, tagliano? Allora, una, credo, qualunque diciamo struttura politica che ha a disposizione uno dei pochi strumenti, ripeto sono 3 o 4 in Calabria di questi strumenti, che costituiscono inversioni di tendenze, certo se non è il momento di rafforzarle, perché un momento di difficoltà ci può pure stare, ma ridimensionare una struttura di questo genere significa proprio ragionare e evitare di ragionare, oppure significa che le decisioni non avvengono su questo territorio, avvengono al di fuori di questo territorio, dove ci sono, diciamo, altre logiche, intanto di indebolire un territorio, non indebolire un territorio, intanto la necessità di rientrare di una serie di costi, ed è più semplice rientrare di costi in realtà territoriali deboli, dove appunto non c'è una collegialità e una condivisione sul territorio. Una cosa del genere a Cosenza non sarebbe mai avvenuto, perché su questi temi non c'è distinzione politica, si riesce a ragionare insieme, non sarebbe avvenuta a Catanzaro, dove anche lì si riesce a ragionare insieme. Nelle realtà più deboli questo è molto più semplice, ed è quello che stiamo vivendo. Il direttore generale credo che è uno dei peggiori, anzi in assoluto il peggiore direttore generale. Sto parlando di Rocco Nostro, che ha visto questo territorio. A parte, diciamo, non mi permetto di esprimere le capacità, ma leggendo il suo curriculum, di tutto si è interessato fuorché della sanità nella sua storia professionale. Però voglio dire, non mi permetto di giudicare sotto questo aspetto. Mi permetto di giudicarlo però per l'assenza di democrazia che sta realizzando e sta concretizzando sul territorio. Il rifiuto di incontrare le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria, le associazioni, i sindaci, cioè l'assenza assoluta di una partecipazione indispensabile invece su un tema qual è la sanità cortonese. Quello è il commissario e al ministro. Il ministro ha tutte le carte e i poteri per chiamare l'Agenas e dirgli che è successo a Crotone, così come il commissario ha tutti gli strumenti per sapere come ha lavorato, perché ha lavorato insieme alla struttura commerciale all'Agenas, non chiuso in una cappa di vetro, ha lavorato con accanto anche la struttura commerciale. Il prefetto di Crotone, Maria Tirone, ha adottato, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'ordinanza di divieto di circolazione dei veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotte fognarie
nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 30 settembre 2013, dalle ore 21 alle ore 6. Il provvedimento, scritto in una nota alla Prefettura, si pone l'obiettivo di prevenire illeciti fenomeni di inquinamento delle acque marine del litorale provinciale che possono comportare il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie, da ciò conseguendo la non fruibilità delle acque stesse da parte della popolazione. Gli organi di polizia sono stati incaricati di curare la puntuale applicazione dell'ordinanza in questione, la cui violazione è punita con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino al 206 euro. È un'ordinanza che ci voleva, considerate che proprio l'anno scorso, molti ricorderanno, a Le Castella c'è stato un riversamento di liquame che ha portato poi a molti cittadini a non poter più utilizzare l'acqua marina per farsi il bagno. Le Misericordie di Isola Capolizzuto hanno presentato un'iniziativa nazionale che avrà luogo tra novembre e dicembre prossimi. La Misericordia di Isola Capolizzuto ha organizzato il concerto 2013, che altro non è che un'esercitazione nazionale di protezione civile a rischio sismico, perché questa cosa ne parliamo con il dottor Sacco, che è il governatore regionale della Misericordia, non solo di quella di Isola Capolizzuto, quindi con ruoli anche nazionali. Allora, dottor Leonardo, la Misericordia fa queste esercitazioni, ma ha esperienze sul campo, perché è intervenuta più volte quando ci sono stati terremoti, cataclismi naturali in Italia e forse anche fuori dall'Italia. Allora, l'esercitazione che andremo a fare a fine novembre si inquadra un po' nella continuazione di quella che abbiamo fatto, la stessa Concerto 2000 nel 2000. E si chiama concerto perché deriva dal nome appunto di armonizzare i vari attori della protezione civile per rendere un intervento efficace e incisivo. Quindi il nome concerto deriva da questo. La riproponiamo perché dopo 13 anni sono cambiati assetti normativi, assetti istituzionali, delle funzioni tra lo Stato centrale e le amministrazioni periferiche, è cambiato il volontariato, è cambiata un po' tutta la cultura di protezione civile. Quindi ritorniamo su questo territorio perché è un territorio ad alto rischio sismico, come sappiamo, riproponendo appunto... Con le coste a maremoto, sì. Aggiungo io. Con lo scenario del terremoto che si verificò nel 1832 nel Marchesato e nel 1638, dove alcuni paesi della nostra provincia vennero rasi al suolo e ricostruiti su siti diversi da quelli dove esistevano prima. E l'esercitazione coinvolgerà non solo il volontariato, quindi non solo tutte le Misericordie d'Italia, ma anche tutto il volontariato della Regione Calabria, ma anche le istituzioni, quindi verranno attivati i centri operativi misti, il CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi, saranno interessati tutte le strutture che fanno parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Fra le strutture interessate c'è anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la Regione Calabria che negli ultimi anni ha avuto una serie di deleghe e di funzioni proprio in questo campo, in questa materia, la provincia di Crotone, i comuni di Isola, di Cutro, di Crotone, la prefettura di Crotone, quindi come vedete tutte le istituzioni e tutte le componenti del sistema di protezione civile. Quindi l'azienda sanitaria provinciale? Sì, 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 il 118, l'azienda 18, sanitaria provinciale. Col quale ognuno, avete un rapporto, il 118 avete un rapporto molto stretto. Sì, no? Perché siamo una postazione del 118, la Misericordia di Isola è postazione del 118 nel territorio di Isola Capolizzuto, ma non solo, e tutte appunto le componenti del sistema per la parte di propria competenza saranno interessate. Allora non ci resta da dire che dove e quando avverrà questo concerto? Allora, il campo base sarà Isola Capolizzuto, nel territorio di Isola Capolizzuto, ma, ripeto, l'esercitazione interesserà tutti i comuni della provincia di Crotone. E poi avremmo anche, come data, sarà 29, 30 novembre e 1 dicembre prossimi. Quindi dopo 13 anni, dopo sì. 13 anni facciamo di nuovo questa cosa. Sì, l'abbiamo fatto quest'anno in occasione del 25esimo della Misericordia di Isola, però diciamo, è la Confederazione Nazionale che organizza tutta l'esercitazione. A Crotone, per organizzare questa iniziativa che si terrà a cavallo tra il mese novembre e dicembre prossimi. Sì.
È un'iniziativa importante a cui si dà un grande rilievo, si fa a distanza di 13 anni dalla prima volta. Sì, infatti l'ho fatto rilevare questo fatto che si va avanti nella tecnologia, si va avanti in tutto, però i problemi rimangono gli stessi, specialmente questo genere di problemi. Stamattina ci siamo visti con il governatore Sacco alla Misericordia e abbiamo buttato giù le basi su un'esercitazione che credo sarà di importanza perché abbraccerà un po' tutte le criticità queste dal punto di vista sisma, dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista antincendio boschivo. E l'importanza è tenere sempre oleata la macchina della protezione civile. Il nostro noi siamo una parte del sistema della protezione civile, siamo la parte del volontariato e abbiamo tutta una serie di cose da fare e quindi già preordinate. Quindi è giusto che tutto il sistema funzioni e sia sempre bene oliato. Come abbiamo già anticipato nella precedente edizione del nostro TG, è stata interrotta la protesta dei 6 operai edili che ieri mattina erano saliti sulla gru ad almeno 25 metri di altezza di un cantiere a Crotone per rivendicare il pagamento di 3 mensilità arretrate. I manifestanti hanno tenuto alla propria azienda l'impegno che sarà versato loro un acconto delle spettanze entro venerdì prossimo ed il saldo degli stipendi nei giorni successivi. I lavoratori senza paga da 3 mesi sono alle dipendenze di un'impresa edile che segue in appalto lavoro all'interno del cantiere che sta realizzando un complesso edilizio. La Lirt Crotone, lieta nell'ambito della sua intensa attività di informazione e diffusione dell'importanza della prevenzione della diagnosi precoce per la lotta contro i tumori, di promuovere in collaborazione con la Nice Dance Company di Crotone lo spettacolo di danza che si terrà a Crotone Capocolonna domenica 30 giugno alle ore 20:30. Nel suggestivo scenario dell'anfiteatro. Continua così il connubio della RILT, sezione provinciale di Crotone, con le sezioni artistiche e culturali dopo la musica popolare, la danza. Durante la serata è previsto l'intervento del presidente della RILT Crotone Damiano Falco e della vicepresidente Carla Cortese. Nel corso della serata la RILT distribuirà il proprio materiale divulgativo sull'importanza della prevenzione e sarà possibile associarsi attraverso il tesseramento. Non era l'imprenditore Bonaldi arrestato ieri in Tunisia, ma il suo braccio destro Barone. Sono personaggi legati alla filiera dell'energia di Scandale. Ieri le agenzie stampa hanno diffuso la notizia che era stato arrestato in Tunisia l'imprenditore cremonese Aldo Bonaldi, ricercato dal marzo del 2011 perché al riciclaggio, per alcune questioni che riguardavano anche il territorio di Crotone. Chi è Aldo Bonaldi? Aldo Bonaldi è quell'imprenditore che si era fatto avanti per Cellulosa 2000, l'azienda che si chiamava Cellulosa Calb, la cartiera come la chiamiamo noi a Crotone, come la chiamavamo noi a Crotone. Quando è entrato in crisi, questo imprenditore ha chiesto di poter acquisire quell'azienda e aveva presentato un progetto industriale che prevedeva un impianto per la produzione di energia elettrica a biomasse, Biomasse Italia, in più il recupero della fabbrica rinnovando, cambiando il tipo di produzione. Prima produceva cartoncino, la materia base per produrre cartone, insomma, e successivamente lui presentò un progetto industriale che prevedeva la produzione di linters. Quell'impianto non è mai andato in produzione, ovvero è stato avviato per un mese e poi si è dovuto chiudere perché era stata montata in maniera sbagliata e per un miliardo di vecchie lire non è stato mai avviato. Lo stesso imprenditore si era fatto promotore del progetto intorno alla centrale a turbogas di Scandale che prevedeva di utilizzare l'energia della centrale di Scandale, i fumi, il calore quindi e il vapore per altre aziende, un'azienda che produceva fiori, un'azienda che produceva pasta, in verità un'azienda per la conservazione, l'unica azienda nata
e quella per la produzione di conserve alimentari. Il resto non sono state fatte, però è nata la centrale. Una centrale a turbogas senza la quale, senza il progetto industriale per creare nuovi posti di lavoro, non avrebbe avuto mai il via libera. Qui si era diffusa questa notizia ieri dell'arresto di questo signore. In verità non si tratta di Aldo Bonaldi, ma del suo braccio destro, Roberto Baroni. È stato fermato in Tunisia a 60 anni questo pseudo imprenditore, ed era ricercato anche lui nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Crotone sui presunti illeciti legati alla mancata realizzazione della filiera energetica, la cosa che vi ho detto prima della centrale a turbogas con gli impianti produttivi. In un primo momento quindi in Tunisia si era sparsa questa voce che fosse Bonaldi. Perché Baroni è andato lì? Perché gli era scaduto il passaporto, era andato per rinnovarlo, lo hanno identificato e lo hanno fermato. Adesso è fermo lì in attesa di essere trasportato in Italia. Cioè lui probabilmente ha pensato che siccome in Tunisia non concedono la possibilità dell'arresto per l'Italia, ha pensato che poteva stare tranquillo. Invece è andato sul suolo italiano e quindi è scattato l'arresto. Il contratto di programma della filiera energetica, lo ricordiamo per chi avesse perso memoria, aveva utilizzato anche fondi dell'ex Pertusola, una parte degli oltre 100 miliardi di vecchie lire che l'ENI aveva lasciato quale dote all'ex Pertusola nel caso in cui fosse arrivato un imprenditore a rilanciare l'attività di questa fabbrica. Bene, una parte di questi soldi sono andati in questa vicenda, un'altra parte nella filiera del legno a Isola Caprizzuta, anche questa non è stata mai avviata, per l'intervento del prefetto di Roma, perché in una delle aziende interessate a quella filiera c'era una rappresentante della famiglia degli Arena, quindi quei fondi sono stati bloccati e non si sa a questo punto che fine abbiano fatto e che direzione hanno preso. È la storia, purtroppo, di Crotone. La squadra mobile di Crotone ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 33 persone accusate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi comuni da sparo e traffico di stupefacenti. I poliziotti hanno posto anche agli arresti domiciliari a Corrado Valsavoia, 44 anni, ed un giovane di 22 anni all'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. L'ordinanza è scaturita dai fermi eseguiti il 4 giugno scorso nell'ambito dell'operazione Old Family, condotta dalla squadra mobile di Crotone e della DDA di Catanzaro. L'ordinanza è stata emessa allo scadere del termine di 20 giorni. L'attività investigativa ha permesso di delineare il nuovo assetto criminale della cosca di 'Ndrangheta, Brenna, Ciampà, Bonaventura e di identificare i nuovi affiliati e fiancheggiatori, nonché gli attuali rapporti e accordi con la cosca Megna. In particolare, dall'indagine è emerso il nuovo assetto organizzativo della cosca crotonese retta da Gaetano Ciampà, detto Barba, diventato l'unico interlocutore delle altre organizzazioni del crotonese. Fofò Oliverio è l'ultimo testimone comunista di Crotone. L'abbiamo incontrato e ci siamo fatti raccontare la sua storia di vita politica da militante a dirigente comunista. Fofò Oliverio. Una persona di altri tempi, un comunista di altri tempi che ha seguito poi l'evoluzione del partito, dal Partito Comunista Italiano. Lui è iscritto... Quanti anni ha intanto Oliverio? 90. Solo 90? Pensavo di più. 90 e qualche mese. 90 e qualche mese. Iscritto al Partito Comunista a quanti anni? A 20 anni, no, 20... Mi sono iscritto il 45, appena si è aperta la sezione, mi sono iscritto e l'assemblea presente mi ha eletto all'unanimità segretario della sezione. Quindi nel 1945 sono stato il primo segretario della sezione di Casabona. Di Casabona. Poi sono stato, quindi fino al 47, il 48...
è venuto a Licata come segretario. Mario Licata. Mario Licata come segretario. Un intellettuale che il Partito Comunista era napoletano, era l'ha nominato. Era di grande qualità politica e intellettuale. L'ha nominato segretario regionale del PC. Allora, Silipo, che era il segretario della federazione di Catanzaro, perché noi dipendevamo allora ancora dalla federazione di Catanzaro, e Poerio, che era il segretario della federazione, cioè, sono venuti a Casapona, mi hanno prelevato, l'hanno discusso con i compagni, e dopo Poliverio dobbiamo portarcelo a Catanzaro. Nella sede regionale del partito. Nella sede regionale del partito, e lì io insieme ho fatto il segretario particolare di Alicata. Poi ho conosciuto tutta una serie di compagni che venivano la gran parte dal confino, dal carcere, perché erano Malgeri, Suraci, eccetera. Quindi lì ho avuto la possibilità di fare a 20 anni la mia formazione insieme a tutta una serie di compagni. Stato segretario di Alicata, lei ha partecipato, si posso dire, ti do del tu hai partecipato al ragionamento che si è fatto sull'occupazione delle terre. Sì, sì. Te lo ricordi l'episodio? Sì, sì, l'episodio. Perché fu scelto Crotone? La federazione di Catanzaro era retta prevalentemente da quelli di Nicastro, allora non era ancora Lamezia, era Nicastro, e quindi volevano che anche lì, nelle loro terre, si facesse un'azione di occupazione. E Mazza, cosa eccetera, il barone Mazza. Quindi volevano che l'occupazione delle terre partisse da Lamezia. Alicata poi inizialmente ha cercato di convincerli, poi l'hanno fatto incazzare, ha detto non avete capito niente. Quelle intanto sono terre trasformate a vigneti, a oliveto, a cose eccetera. Noi dobbiamo aggredire il latifondo. Le terre incolte, il latifondo. Dice perché non solo è un atto di giustizia sociale, ma è un diritto dei lavoratori, del bresciante, avere un pezzo di terra per sfamare le loro famiglie. E quindi si decise di partire Crotone. Si decise su Crotone, e su Crotone abbiamo fatto concentrato tutta l'attenzione del partito, le lotte abbiamo organizzato paese per paese, realtà per realtà, abbiamo E a Crotone diventa il più forte partito comunista della Calabria. Non me noto. Poi, dopo le occupazioni terribili fatte di Melissa, Crotone diventa l'attenzione non solo della Calabria, ma del paese intero, Crotone. Allora la direzione pensò giustamente di trasformare il centro di zona in federazione e la elevò a federazione. Nel congresso che si tenne a Catanzaro, perché noi dipendevamo ancora da Catanzaro, nel mese di dicembre del 50 si elessero i due comitati federali, quello di Crotone e quello di... Inizia una storia. Iniziò così la federazione di Crotone. Che ha vinto, ha governato il comune di Crotone. Mentre si teneva il congresso, venne, mi avvicinò e mi disse: vedi che ti ho fatto mettere nel comitato federale di Crotone, perché te ne vai a Crotone. Te ne fa piacere, vado nella mia terra. Ha detto: con la tua esperienza vai a dare un grosso contributo ad una federazione che deve formarsi, crescere. E quindi la federazione è cresciuta, ha conquistato il comune della città capoluogo, tutti i comuni di... Abbiamo avuto il 50%, il 46%, noi abbiamo avuto il 50%. Candidato al sindaco Messinetti, Silvio Messinetti. Sì, candidato Silvio Messinetti, eccetera. E quindi poi la federazione, il primo segretario è stato Iozzi, e poi Iozzi... dopo 3 anni è stato poi eletto Ciccio Caruso, Pasqualino Iozzi. Pasqualino Iozzi è stato il primo segretario
Tant'è vero che ancora non avevamo una sede, eravamo nella vecchia sede del comitato di zona, erano due o tre stanze, e io e Beccuti, perché Beccuti era il responsabile del centro di zona, quindi era quello che conosceva, perché Iozzi ancora non, per sei mesi ha dovuto dare il preavviso alle ferrovie, perché lui era... Era ferrovia. Era geometra, no? Geometra, quindi non poteva lasciare. E allora, però, dava una mano, veniva a trovare, facevamo le riunioni, facevamo cose. Cioè. Allora un giorno ho detto, oi Pasqua, ma qua non si può vivere bene, una federazione in due stanze, tre stanze. Ha detto, vieni con me. Siamo andati, e mi ha portato dal farmacista Bianchi. Il nonno di Dorina Bianchi. Che io non conoscevo, ha detto, tu conosci il compagno Fofoli? I miei figli, attraverso i miei figli che ne sento parlare in continuo. La famiglia Bianchi era anche comunista. Sì, famiglia Bianchi. Ha detto, noi abbiamo bisogno di una federazione. Là. Ha guardato a lui, poi ha guardato a me, ha detto, beh, datemi 10 giorni di tempo. Che vi do la federazione, perché lui stava al terzo piano in quel palazzo sotto c'era ancora la corte d'assisi, adesso dove il sì, dove è attualmente la corte, l'ex corte d'assisi? No, Piazza Immacolata, allora era corte d'assisi, sì, allora era corte, lì dove ancora abita la famiglia Bianchi. Allora se, il primo piano ha detto che caccio delle cose, così ci ha dato la sete. E siamo stati lì 5 anni, non abbiamo manco forse pagato. Avevamo probabilmente non va fatta pagare. Una fesseria, perché... E beh, lì io poi ho conosciuto altri compagni che venivano dal nord a darci una mano, quindi si discuteva, si dibatteva, era un momento in cui... Poi la federazione del Partito Comunista in Piazza della Resistenza. In Piazza della Resistenza. E poi avete acquistato via Panella. Ma poi qui c'è la mia firma, perché venne l'amministratore di Bellezza di Roma, perché una parte di soldi l'avevamo, un'altra parte di soldi ce l'ha messa la direzione. Il declino del partito. Io ho firmato la cosa. Cioè, Oliverio, il declino del partito inizia quando incominciano le lotte interne. Le lotte? Le lotte interne, quando incominciano le divisioni. Le divisioni. Via Messinetti. Vorrei non parlarne. Va bene, va bene. Cioè, io vorrei ricordare, se tu me lo consenti. E come no? Tutti i vecchi compagni, che non c'è rimasto nessuno. Ma questa è la vita, non bisogna piangere. Sarei il sopravvissuto. Ebbene. Che non c'è Iozzi, Caruso, Messinetti, Lavanna, Poerio, Sestito, ma ultimamente Guarascio. Non c'è rimasto nessuno, solo il solo. E qual è il problema? Questa è la vita. No, lo so, questa è la vita, però avverto questa mancanza. Avverti la mancanza di questi tuoi compagni di partito. Con i quali ho fatto tante di quelle battaglie insieme, discussioni, azioni per far crescere il partito. E adesso? Come lo vedi questo partito? Adesso non solo è diviso, spaccato, ma non pensa a risolvere i problemi, non è nella realtà, non vive nella realtà, poi non parla con la gente, non ascolta la gente, e quindi se non ritorna almeno ad alcune forme, io non dico a tutte le forme, ma alcune forme, anche moderne, ma sempre. E tu sei stato uno, lo diciamo, perché non sei uno, come dire, che vive di ricordi. Tu sei stato tra i più convinti sostenitori di quelli che passarono dal PC al PDS e poi dal PDS ai DS e al PD. Anzi, hai fatto bene a ricordarmelo questo, perché io sono stato uno.
convinto, non così. Il passaggio... Sei un nostalgico, no, questo? No, convinto. Il passaggio dal PC al PDS. Mi telefonò Caruso, dice, vedi che mi ha telefonato quel compagno di che campa ancora, di Roma, come si chiama? Ingrao, Giorgio Ingrao. Bravo, Ingrao. Mi ha telefonato che dobbiamo essere per il no. E tu, io ci sono per due sì. Primo, perché l'abbiamo fatto con ritardo. Secondo, che adesso l'abbiamo fatto, o camminiamo su questa strada, nuova strada, e affrontiamo i problemi come vanno affrontati, o altrimenti andiamo a mare con tutti i panni. E guarda caso, è stata una profezia. Previsione del tempo su Crotone e provincia non pervenute, mentre diamo lettura del bollettino nautico del Mar Ionio. Tempo, vento da nord-ovest forza 5, isolati temporali, visibilità discreta in aumento, mare mosso, tendenza, vento da nord-ovest forza 7, locali piogge. Era tutto. Grazie per la cortese attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.